Stasera, ragazzi, voglio parlarvi di un'impostazione che ho voluto cambiare. Ovviamente è in test, ragazzi, quindi non voglio dire che una cosa è meglio di un'altra, ma in questo video andremo a vedere le differenze che sto notando soprattutto nei taker. Ragazzi, vi dico una cosa, per me può essere semplicemente un'impressione mia, quindi capace pure che mi sbaglio, ma sto utilizzando la difesa tattica oggi pomeriggio praticamente. Quello che ho notato incredibilmente è che i tackle vengono fatti 150.000 volte meglio. Uno dei principali problemi che ho notato in quest'anno è che si perdevano tantissimi rimpalli, cioè la palla ritornava sempre a loro. Ho detto, ma sai che è, mo provo la difesa tattica, e ho notato questa differenza. Sia ben chiaro, il gioco cambia da un giorno a un altro, sto gioco è tutto strano. Quindi quello che andremo a vedere oggi è se effettivamente con i tackle, con la difesa tattica, sia molto meglio nella fase difensiva, soprattutto nei contrasti, se è ben chiaro. Ma quello che ho notato è che riesco a pressare anche meglio l'avversario, quindi alcuni aspetti che magari con difesa avanzata non riuscivo a fare. Se è ben chiaro, altra cosa importante, ho cambiato completamente le impostazioni, ve le faccio vedere, e sto utilizzando l'impostazione che utilizzavo anche su FIFA 18, quindi i vecchi tempi praticamente d'oro. Ho messo tutto uguale come utilizzavo all'epoca, perché all'epoca ripressavo come un drago, e ho notato che ora riesco a pressare molto molto meglio. Sia ben chiaro, avrò detto forse in un minuto 10 volte sia ben chiaro. Spero di testare nel miglior modo possibile questa cosa. Godetevi il video, 150 like, e andiamo a vedere queste magiche impostazioni e andiamo a testare tutto in game. Ragazzi, se volete acquistare crediti andate su iggm.com, successivamente scegliete il gioco, andiamo su FC25, potete acquistare sia coins ma anche players. Selezioniamo ad esempio PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC. 1 milione di crediti su PlayStation 4 e PlayStation 5 stanno a 144 euro. Se mettete il codice sconto Fabio maiuscolo ricevete il 5% di sconto. Allora ragazzuoli, orario notturno per chi guarda questo video. Stavo facendo le rivals per salire di divisione, vediamo se riesco stanotte a salire in divisione Elite. Vi faccio vedere al volo le impostazioni cambiate e aggiornate. Ovviamente dal punto di vista del tiro sempre uguale, precisione, finalizzazione, tempo eccetera eccetera, questo non ho cambiato nulla. Ho cambiato solamente dal punto di vista della difesa. Infatti ho messo la difesa tattica, sostanzialmente la differenza è che non utilizzerò più la X ma utilizzerò solamente il contrasto, e tra l'altro cambia il caricamento, cioè se voi cliccate tanto il tasto del tiro mi fa un contrasto più netto, forse è proprio questa la differenza, mentre se cliccate appena appena cerca di dare anche spallate roba varia, quindi strattona e fa questo. La X non si utilizza praticamente mai. E aiuto intercettazione passaggio sì, e poi ho messo praticamente le impostazioni che utilizzavo proprio nei vecchi FIFA, cioè solo sulle palle vaganti e alte, quindi sulle palle alte e vaganti, su limitato aiuto cambio automatico, in modo tale che quando patente switch il giocatore continua ad andare nella stessa direzione che stava andando precedentemente, qua classica in base al giocatore, 4 più vicino alla palla. Vi ripeto ragazzi, io sto facendo sto video perché è quello che io ho testato oggi pomeriggio, capace pure che è un'impressione mia, però andiamo a vedere in game se effettivamente sto dicendo una cazzata oppure se la squadra gira meglio. Non ho tantissimi giocatori che hanno il playstyle del contrasto, tra l'altro c'è un Mendy A1, Ruben Dias A1, sono tutti i giocatori non scambiabili perché sto facendo compravendita. E vediamo, magari posso mettere Varane, infatti metto Varane così aumenta l'intesa pure per Mendy. Questa è la squadra, ok? Andiamo a vedere un po' come si gioca. Tra l'altro potete vedere, ho tolto anche Luca, gioco un po' più a calcio, cioè, ho messo pure tribuna stampa, diciamo che vi divertirete a vedere questo gioco perché spero pure io non utilizzerò tantissimi bug, giocherò molto palla a terra e scambi veloci. Andiamo a vedere come si comportano i ragazzi con questa magica difesa tattica. Il dis non è l'ideale, però magari finalizzare è buono. Il fraseggio sta messo male pure lui. Allora, potete vedere tribuna stampa 20-0, come vecchi tempi, tendo veramente a fraseggiare tantissimo ora. 1-2 veloci. Ho cambiato completamente lo stile di gioco, ragazzi. Questo è diritto con Blanco.
Calma. Lo dico in stasera, ragazzi, mi piace tantissimo, ma se mangio un sacco di volte. Non c'ho manco un saltatore, ragazzi. Cioè, vedete come è presso? Ok, magari l'avversario non è il massimo. Però vi date vedere io queste cose. Con la difesa tattica non le faccio. Perché faccio meglio i take. Guardate com'è. I giocatori tendono. Considerate che ora prendo molto di più difensore centrale, perché è presso come un drago. Sembra un altro giocatore. No. Che mi sono fatto un po' fregare dal fatto che tutti i pro utilizzano difesa tattica ora, ma i pro di ora non sono di vecchia generazione. Io che sono di vecchia generazione con la difesa tattica dei vecchi tempi, mi sa che ero abituato con questa qua e penso proprio più come un drago a manetta. Quindi, vedete come esco a bomba con i difensori. Cioè, tutto quello che vi insegna di. Vi ripeto, non sto dicendo che è il modo ideale per difendere. Vedi, io esco proprio a cannone. Alla Anders, praticamente. Però proprio sbaglio una volta e prendo gol. Ma che fortezza. Tanto una mina clamorosa sotto l'incrocio, ragazzi. Buona la prima, ragazzi. Vinciamo, tra l'altro mancano 4 punti, prendo il livello 35. L'ultima per ritornare in divisione 1 e poi fare la scalata notturna per la divisione Rivals. Quindi, bella lunga la storia. Oh, buon impatto, diciamo. Però avete visto, diciamo come aggredisco molto di più con questo stile di gioco. Però devo stare attento perché io all'epoca, quando giocavo FIFA 18, facevo competitivo, uscivo molto i difensori centrali. Quest'anno, negli ultimi giochi, se esci di difesa centrale prendi la caterva di gol. Tocca stare molto molto attenti, però vediamo se sì, mi riesco a divertire. Quello è l'importante, perché vinco o perdo. Ah, subito, kill this, kick off. Magico kick off a 3000. Almo. Sei buono. Vedi Baran in contrasto. Voglio capire da cosa dipende, se boh, non lo so se il gameplay di oggi, boh. Questo gioco cambia sempre, da me in chiave, quindi. Ah. Quindi, boh, magari può essere solamente un'impressione mia. Ma sai che sta weekend che me la giocava di pesa tattica, lo dico. Football. Oh, fuori gioco. Guarda, mi dà fastidio, guarda, non lo faccio risparmiare a questo. Guarda, c'è un drago solo. Anders, mi chiamavano Anders, dei vecchi tempi. Vedete che è? No, non c'è mai quel passaggio. Guardate. Cioè, poi vi giuro che tutti questi tech non li vinco. Non li vinco tutti questi tech con la difesa avanzata. Cioè, riesco a pressare come un drago.
Guarda, guarda, guarda. Boh. Perché faccio queste cagate? Guardate come esco con i difensori. Che io, ragazzi, se così non le faccio con la difesa avanzata. Mamma mia. Il vista la forte nel power, ragazzi. Ma non si regge in piedi. È un gioco, ve lo giuro. Boh, stranissimo. Incredibile. Guarda, guardate qua. Cioè, boh. No, buon primo tempo, sto pensando come un drago, però non riesco a finalizzare, cioè non riesco a concludere, perché questo non mi ha fatto niente in realtà. Però non riesco ad andare avanti, cioè non riesco a gli ultimi metri, deve essere più incisivo. Ovviamente Illiz non è il massimo, devo dire, ragazzi. Il buono nel power, struttura che volete, ma... No, no, queste cose qui non le devo fare. Bello. Perda di pacchetti clamorosa, mai avuto questi problemi in vita mia, però. Ok, meno male che non mi ha fatto gol. Non ho paura. Guardate che intervento. Cioè, ragazzi, questo non me lo fa mai una difesa avanzata. Fuori gioco. Questo non me lo fa mai una difesa avanzata. Non me lo fa mai, ragazzi. Vi giuro, mi posso giocare, non lo so, boh, i coglioni, porco cane, mi dissocio. Bravo. Ma come cazzo fa a prenderla? Come fa a prenderla? Mamma mia, che forte musata, ragazzi. La migliore serie del gioco. Si è inventato un gol disumano. Musiala. Comunque vi giuro, boh, non so se è un'impressione mia, che cazzo vi devo dire. Cioè, io sta partita non ricordo di aver perso un contrasto. Anche l'avversario. Oh, c'è la difesa più forte del gioco magicamente dal nulla. Tocca vedere stare domani in weekend, ragazzi. Domani in weekend, come vedi che non azzecco manco passare. Oh, merda, Fabio. Guardate come esco il cannone. Guardate, quello sto qua non ha manco il tempo di respirare. Mamma mia, non ha tempo di respirare. Sono diventato Denuzzo di FIFA 18, ragazzi, che presso come un drago. Probabilmente... Guarda. Comunque ho bisogno di voi, ragazzi. Ho veramente bisogno di... Per togliermi questo dubbio, mi dovete dire voi. Qua ho bisogno del feedback di più per... Non so se è un'impressione mia, voglio capire. Oppure mi trovo io meglio. Boh, guarda, esco cannone con i difensori. Cioè, ragazzi, queste cose le facevo su FIFA 18. Su FIFA 18 facevo queste difese. Guarda! Guardate i tumori! Non ho fatto un gol buggato. Perché questo qua non lo sto facendo giocare proprio. Poi non sto giocando contro gente scarsa, Cioè, comunque gente di casa divisione 1 può essere. Che cazzo di io non so io. Cioè, boh. Ho fatto Tomori, che è il difensore più forte del gioco, dal nulla. Quello che mi sta rosicando, guarda, mi sta falciando tutti. Punizione,
Questo sta rosicando tantissimo, incredibile. Mai visto uno rosicare così tanto. Tutto in incrocio. Reinders, 4-0. Mi chiediamo scusa perché questo giustamente sta rosicando un drago. Allora, considerate che questa era la parte decisiva per risalire in divisione 1. Questo sta rosicando tantissimo. Cioè, però, raga, non penso sia un'impressione mia. Cioè, mi ho messo tantissimi contrasti, tantissime situazioni di gioco, di difesa, dove vi giuro io ho provato a difendere in questo modo con la difesa avanzata, o io tutti sti tackle, non li vincevo. Mo, io, ripeto, è un video dove voglio chiedere anche il vostro aiuto, ripeto, perché può essere un'impressione mia, può essere che non so che effettivamente cambia il set di difesa, ma i contrasti li vedo meglio, cioè vinco più contrasti, perdo meno rimpalli con la difesa tattica. Con la difesa avanzata mi fanno delle animazioni di merda che non fa altro che praticamente perdere i contrasti. Non vinco un cazzo di contrasto su questo videogioco. Ho messo la difesa tattica oggi un drago presso come Anders dei vecchi tempi. Non lo faccio da respirare l'avversario e vola. Cioè, fatemi sapere voi, per favore, nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate di sta cosa, perché me lo dovete togliere voi questo dubbio. Perché io vedo i pro player che giocano la difesa avanzata. Forse qualcuno gioca ancora con la difesa avanzata, ma mi sa che quel qualcuno... E vi dico, secondo me anche, posso dire una cazzata, forse, non so, dico una cazzata, secondo me anche Iafonso, che è quello che è più in forma attualmente in game, secondo me utilizza difesa avanzata. Anders pure, secondo me, utilizza difesa avanzata per come pressa, quello fa spamma sempre il contrasto. Vabbè, ditemi voi cosa ne pensate, ragazzi, questa è la mia impressione, questo è il mio video in notturno, non vi voglio dare istruzioni su modi, roba varia, era semplicemente per farvi capire la difesa tattica, che secondo me è veramente, veramente OP. È veramente forte, quella tanto decantata difesa avanzata in realtà ci sta scammando un po' a tutti. Boh, parere mio, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi trovate meglio con la difesa tattica o la difesa avanzata. Ci vediamo domani con un prossimo video, mandate un bacione, ciao ciao.